Ragazzi, abbiamo un vantaggio meraviglioso in classifica. Più 4 sulla prima inseguitrice che è il Milan. Possiamo permetterci una sconfitta. Adesso si va con la Samp, che è terza. Battendo la Samp andremo a staccare il blocco e non sappiamo neanche noi come e perché. La società ancora non mise fila, ma non importa, perché Peter è capocannoniere, stanno accadendo cose. Il nostro Chievo dei Miracoli sta prendendo una forma meravigliosa e io vado a giocarmi la partita con la Samp subito, con Peter in prima squadra, pronto a stupire anche oggi. Ragazzi, questo nostro Chievo è iniziato con delle difficoltà abnormi, ma poi è scattato qualcosa nella testa di tutti, soprattutto nella mia. Io spero solo, e lo voglio dire con grande franchezza, di portarmi dietro la lezione che sto imparando qui anche nel prossimo FC. Perché se io riuscissi a mantenere questo modo di giocare sempre, forse ne guadagnerei tanto. Bravo, Finazzi, subito. Ripaga il mister che gli dà la titolarità. Dai, Clarence. Lasciamo le cose con calma. Facciamoci valere. Bravissimo. Io ti vedo, eh. Tu pensi di no, ma io ti vedo. Bravo, Dibu. Siamo bravi in uscita, su. T'ho bruciato, lo so, dovevo star zitto. Ti vedo, Pedro. Pedro, fino in fondo, non c'è nessuno, Pedro. Ah! Non te seguono mai, Pedro, non te seguono mai, io che te devo fare? Dio qualcosa di... per Peter, è buona! Porca... Costa? Da fuori? Ma perché così sta roba orribile? Aia, aia, bravo Pedro. Che fate? No, ma che... Perché? Ma fammi fa! Ma qual è... Gli ha dato fallo per sta cosa? No, raga, dai, ma cosa? A parte che l'FC24 ci avevano espulso. Tentano il tocco. Niente, ha messa, Accelera la porca miseria, l'ho punizione vista Milan. proprio quando è 5 minuti della partita. partita. Eder? No, Eder no. Eder, vabbè. Niente, Sensazioni come conduce la gara? l'incubi. Qua so i poteri forti comunque, Seedorf. eh. Certo, ci fosse una punizione che se sbagliano questi. Peter! Mamma mia. Fermo, La palla è tornata sul fondo mamma sulla mia. Alexis. È brutta questa, ragazzi. Sta sotto così, poi non mi piace per niente. Catena di sinistra, forza. Bravo. Ma non lì. Digno, fatti vedere nello spazio, però, porco tutto. Bravi, Costa. così, guardalo. Ormai in zona d'attacco. Peter, ti vedo. Forte cross. E tu, porca Sveglia il miseria, non te pericolo. riesco a far Diventa arrivare un pallone su. spettacolare. Bravo, Riesce a Finazzi. togliergli la palla e un solo Finazzissimo. più. Ancora. Oh, e riuscirò a levare un pallone prima o Via poi. Sandel e finisce con un Niente, un grande primo colpo tempo d'azione nelle prime amarissimo, 45 ragazzi, minuti di veramente gioco. amarissimo. Siamo Le statistiche con sono pochi disastrose. barlumi di Sono entrambe speranza. squadre Allora, alla ricerca di un Digno cambio oggi è d'occupazione. stanco, lo vedo veramente fuori fuoco. Quindi dentro è il Diablo. Poi Mopai pure lui dentro Babacar. E l'ultimo cambio, bella domanda. Pogba al posto di Seedorf? Pogba al posto di Seedorf. Così, ragazzi, dovremmo Decisione di riprenderla. usufruire di tutte le sostituzioni in un colpo Se solo. spera. Siamo solo a I metà nostri gara, c'è ancora tutta la talentissimi. È ripresa da entrato pure il giocare. Diablo. Babacar, che ce l'ha risolta più di una. Bravo, Babacar. Bravo, Babacar. Buono il cross. Peter Ma Crouch mi piace troppo l'asse riesce a Babacar Crouch. Abbracciatevi! Ballano insieme, tutti compenetrati, belli che siete. Un pallone ha toccato Questa palla ha Babacar. confermato ancora una volta di essere uno dei Forse pilastri del Milan. Babacar Giusto di dovrebbe recuperare essere un po' di titolare, forma credo, arrivati a e questo questa rete è punto. l'ennesima Vabbè. dimostrazione. Bene, bene, bene. Abbiamo Vista ripreso. Ora Celic. però andiamola a vincere, sarebbe fondamentale per il campionato. Bjarnason. Io voglio il Chievo degli Invincibili, voglio creare Svensson. questo mito. Ne abbiamo bisogno. Bravo, Calma e tenuta Finazzi. concentrata.
Se potrà avere la maglietta dei Finazzi del Chievo. Se potrà avere piano, piano. Guardalo. È il diavolo. È il diavolo Granoce. Arca miseria, se fosse rimasto in piedi. Guarda Babacar, guarda Babacar. Arca miseria. Bravo Polpo, niente. Peter. Niente, Peter in impostazione. Ricorda proprio il peggior Ciro Immobile. Ai 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 ai. No, no. Niente. Mamma mia che te sei magnato, figlio mio. Gabbiadini a vuoto. Gabbiadini a vuoto. Mamma mia che hai fatto, Nacho. No, bravo Finazzi. Credici Finazzi. Oh, è uscimo un po'. Bravo, forza. Memphis. Potete vedere il dato relativo al possesso palla. Fino in fondo, Memphis. Fino in fondo, Memphis. Oh, a Memphis, sta se a me. Marca. No. Ancelo. Ma perché non riusciamo a impostare niente? Stiamo soffrendo tantissimo. Pressalo, pressalo. Bravo. Tienilo lì. Bravo. Bravissimi. Allargati. Porca miseria. Sembra che abbia una calamita al posto delle mani. Mazza che bella azione però. E comunque Diablo sulla tre quarti. Babacar aveva fatto una bellissima cosa. Andiamo a vincere, ragazzi, su. Si può fare. Polpo. Ma non lì a Polpo. Mi serve un cross. Un cross come quello di Babacar di prima. Polpo. Ancora Babacar. Attaccalo. Sei in fuorigioco, Pita. Ma che bella palla. Per Babacar. Che è l'incubo di questa difesa. Arca miseria. Dai, dai, dai. Un cross è 2-1. Cross, Peter, 2-1. L'hai messa, l'hai messa. Arca miseria. Che cosa hai fatto? Bravo, Polpo. Sovrapponiti, sovrapponiti per Diana. Arriva, ti dico sovrapponiti. Ma vai a fare... Vabbè, vabbè, vabbè. Dai, 1-1 ce lo prendiamo con gioia. Anche perché c'è ancora negli occhi quel tiro di... Non mi ricordo chi era, Bonazzoli, chi era. Va bene. Si continua a non filare il mister. Io non... Dunque, Coppa Italia. Io non voglio né allenare la Polonia. Voglio i soldi del mio allenatore. Del mio presidente. Se può avere qualcosa. Fate la carità, presidente. Vabbè, senti. Cambiamo la formazione qui. Grazie. Verona. Chievo Verona. Non ci sto scuse, Dunque, Sandro. Coppa Italia, un po' di turnover ci vuole. Allora, Bruno. Oh, però Bruno più alto lo vorrei io. Previtali. Barilla, qui Bruno. Sulla tre quarti ci mettiamo... Ronaldinho. Kirilov. In Coppa gioca Thierry. Coppa gioca Thierry. Poro Quigley però. Ma Thierry ce l'ha un po' di passaggio. Che Thierry, sai passare? 61 di passaggio. Bravo Thierry. Stai crescendo bene, vedo, eh. Complimenti vivissimi. Vabbè, faccio giocare Ancra. A posteriorità Ancra. Ancra, Barilla, Bruno Ferrari, Solardino, Chirilo, Parri. Ce sta, ce può sta, ce può sta, dai. E andiamo così ad affrontare il derby. Poi anche perché devo far riposare qualcuno. Digno, tanto non credo giocherà la prossima perché non sta giocando in maniera eccezionale. Me lo tengo.
Oggi per fare coppia d'oro. Mamma mia, che ho visto! Ragazzo! Che era un mio pupillo, non so quale football manager, ma era un wonderkid meraviglioso. O meglio, per me lo era. Poi non so se fosse considerabile tale, ma... Bravo, Pedro! Pedro, tu te le gioca! Bruno! Bruno! È bella! No! Digno! Ti vedo, Thierry! Mannaggia, Thierry! Però, fratello mio, ma io... Bravo, Bruno! Guarda che... No! A Thierry! Mannaggia, però manca la visione del gioco, ti è rimasta... Che ti è rimasto? Luis Pedro. No! No, cosa avete fatto? Bravissimo! Mamma mia, Kim Jin-so. D'esperienza. Non gioca mai, ma l'esperienza ce l'ha lo stesso. Ah, Ghirilov, te ci mette pure te, Ordine, ordine. Forza, Bruno Fernandez. Fallo, è fallo. Oh, è fallo. Mi devi dare... Oh, un fallo dopo 27 partite? Ancra, ha messo un po' ai margini con l'utilizzo di Finazzi, purtroppo. Bravo, Digno. Ma perché così? Cavanda, come un treno, a vuoto. Niente, ha pesato l'amico. Ma la ripresa sempre lui. Barilla. Kirillov, io ti vedo, però non corre nessuno in questa squadra. Cavanda. Fernandez. Oh, Bruno Fernandez comunque è forte, vero, eh? Ma non lì, Pedro. Kirillov lo salta di netto. Kirillov. Dalla Thierry. Scia la miseria. No, ma guarda quest'altri. Digno, ti vedo. Non riesco a fare una... Non riesco a fare niente di quello che vedo in mente. Ragazzo. Diciamo che gli interpreti oggi sono leggermente peggiori di quelli soliti. E dunque magari è un po' più complicato. Però porca miseria, che fatica. Maiat. Difesa veramente. Come si difende bene a sto FIFA. Ma come si difende bene. Ma io, ma posso tornare a questa meravigliosa difesa di FIFA 14? Si campava tanto bene all'epoca. Perché mi avete rovinato la vita? Amici di Tony Cars. Che bisogna corrompere per avere un'altra volta questa difesa? Ah, raga, è fuori gioco. Andiamo su. Devo farlo andare a casa prima di dire che è fuori gioco. 3 ore. Mi serve un cambio. Thierry, io ci ho provato, Thierry. Io ci ho messa tutta, Thierry. Ma non ne hai proprio. Dunque, prima punta, Babacar. Quigley sulla tre quarti, che lascio il posto a Bruno e andiamo così. Secondo me Quigley oggi col Verona può fare molto bene. Che bella palla per Kirillov. Che bella palla. Thierry, è tua. Ma è quando mai? Quigley? Ti vedo e non te vede lui. Io te vedo, ma lui non te vede. Purtroppo... Aia, 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 niente. Ah, come dicevo, difesa granitica, guarda che buco, di è. Vabbè. Ragazzi, dobbiamo svegliarci, Ora la squadra che sta perdendo deve scoprirsi un po' e se perderanno. Ah, Quigley! Ah, Quigley! No! Bravo, no, de novo. Ah, una penetrazione meravigliosa l'ha fatto Quigley. Fuori gioco, fuori gioco. Oh! È bella la palla. È bella la palla per Bruno. È bella la palla per... No, orca, hai preso, mortacci. Che bella azione che avevamo fatto. Vai dentro, Pedro. Mannaggia, era bella... Oh, però mi devi dare un fallo. Stanno 3 a menaie. Bravo, Quigley. Accompagnami, Quigley, accompagnami. Bravo, Quigley. Te manca il fisica, Quigley. Calma. No, Pedro. Ma perché ste sviste terribili, Pedro? Bravo, Maiat.
Ci vedo. Ma che bella apertura. Si porta in avanti. Buono il cross. È buono? Non è vero. No. Approfitta, ne approfitta, ne mette gattona, niente. Manca ormai pochissimo alla fine, la partita non è ancora chiusa. Vediamo se i minuti finali. Abbiamo sto secondo tempo, abbiamo dominato, ma cambia tutto, cambia tutto. Più veloce sto pallone, su Pedro. Pedro va dentro. Pedrito. Ah, rigore. Mai ha fatto lo sgambetto da dietro. Ma ragazzi, ma che te fischia a fine? Comunque era scritto che la prima partita avremmo persa al derby. È proprio una cosa. Vabbè, io. Come, obiettivo campionato. Obiettivo da una parte meglio. Obiettivo campionato. Allora, che fatica. Vabbè, abbiamo preso 75.000 euro. Meglio di niente. Era una forma di protesta. Era una forma di protesta. Perché volevo a Bologna e il Perù. Ma perché? Ma mollatemi. Allora. Io vorrei tanto avere qualche soldo, ma non. Mi qualifico per la Champions. Mi date 3 milioni. Vinco il campionato. Mi date 5 milioni. Invia la richiesta. Bene. Allora, ultima partita col Cagliari. Vado. Volo. Formazione tipo. Oggi formazione tipo. Finazzi, Teodorf, Mopai, va bene, vanno bene tutti. Babacar merita. Merita una chance. Dal primo. Babacar merita una chance dal primo. E ragazzi, una sconfitta ci sta. Il campionato però che rimanga l'ultima e l'unica, cioè, in una stagione ci può stare, ma non in campionato. Le voglio non dico vincere, ma voglio sopravvivere a tutte le partite. Si può? Mamma mia, che rischio. Ragazzi, mamma mia. Fuori subito. Il Barbo Babacar vince il Barbo. Bravo Babacar. Fino in fondo Babà. Era bellissimo. Ma quanto dura sto vantaggio? Si sistemano per calciare la punizione. Palla sulla barriera. Mamma mia, l'ho vista dentro. Vi giuro, l'ho vista dentro. Ce l'hanno sempre loro, oh. Ce l'hanno sempre loro. Non gli riesco a levare palla. È una cosa incredibile. Si avvicina all'area. Guarda che roba. Bravo, Kevin. No. Mamma mia. I difensori sono saliti bene, lasciandole. Allora, con molta calma. Che oggi stiamo un po' stentando. Ci può stare un episodio un po' più. Bravo Memphis. Ma perché lì? Pressalo. Perché non pressate di squadra? Vabbè, allora diventare Diablo, su. Diventare il Diablo per forza. Digno, mi dispiace. Polpo al posto di Seedorf. Babacar. Bruno, che secondo me potrebbe essere la sorpresa di questa prima parte di campionato, se lo integriamo stabilmente. Che paio di uscite l'ha fatte non male. Fatti vedere, Kevin. Peter, devi andare in mezzo, però. Te devi fare i cavoli tuoi, Peter.
Lascia la miseria, sempre posizionato male stai. Memphis se la fa tutta, ha detto. Vai Diablo, vai Diablo, vai Diablo, tieni tu. Bravo, bravo, bravo. Con calma. Allora, finazzi per Crouch e si abbracciamo, dai. Certo che depossino, cioè fosse una volta che... Come Fernandez? Ci sono sbocchi. Ma li trova lui? È buona! Non è possibile! Dai, dai, dai! Ma porca! Non ci disuniamo dietro. Ekdal. È più veloce di Barbo, ma nasce più... è più scaltro, forse, no. Intervento non impeccabile. Ah, no, no! Ma perché non la... perché? Mamma mia, mamma mia. Possono ripartire. Tiela lì, bravissimo, d'esperienza. Diablo! Il Diablo? Il Diablo? Ma perché ci metti la Quaresima? Peter, niente! Che se siamo magnati, io non ci posso credere. Ma quale fallo? Ma qua, ma per aver fatto che cosa? Vabbè. Le comiche, veramente le comiche. La noce. No. No, Diablo mio, non ti puoi perdere sti palloni, però. Guarda quest'altro onde è passato. Con calma. Bravo, Kevin. Niente ragazzi, vabbè, avete deciso di perdere sta partita oggi. Dibu, perché mi fai morire di infarto ogni volta che ti passa vicino un pallone, eh? Fa parte dello show? Spizzala. Niente. Siamo sotto tono oggi, ragazzi. Siamo sotto tono. C'è niente da fare. 81esimo. Ci vorrebbe un miracolo. Polpo per Pedro. Pedro cross 1-0. Peter, lo sapevo. Lo sapevo. Bello, è andato proprio tutto, tutto carciavitato verso il pallone. Mazza che cross però di Pedro. Io l'ho detto, cross di Pedro 1-0. Questo non si vede tutta la partita. Poi a un certo punto spunta goffamente dietro alle spalle del difensore e la mette. E ci regala 3 punti, però forse, forse sono 3 punti. Calma, calma, calma. Io voglio la maglietta del Chievo con scritto Crouch, ho cambiato idea. Anzi, ho scritto Peter. Bravi. Vai a raccogliere. Bravissimo. Nanli! Non lo fa partire. È finita, arbitro, è finita. È finita. È finita, nel segno di Peter. Il Chievo supera il momento difficile dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia all'Opera del Verona e ritrova 3 punti. Una partita equilibratissima, devo dire, ma che abbiamo portato via con pieno merito. Più 5 sul Milan, più 6 sulla Roma, ragazzi. Si può sognare. Se la dirigenza mi filasse, se la dirigenza mi filasse, sarebbe bello. Ma no, no, mi filano tutte le delegazioni mondiali, tutte le federazioni del mondo, ma non, ma no, ma non la mia presidenza. Sono a più 5 sulla seconda, dopo essermi salvato a fatica, e loro non... Vabbè, io non ho parole. Ragazzi, qualcuno ha idea di come sbloccare questo evidente bug? Fatemi sapere eventualmente, perché 2 sordi ci servirebbero. Per il resto io vi do appuntamento alla prossima, in cui avremo Parma, Palermo e Inter, e speriamo bene. Ragazzi, speriamo bene. Se riusciamo ad arrivare a dicembre, a fine dicembre, con la testa della classifica, un paio di innesti a gennaio con i soldi di non so cosa, e forse la teniamo. Saremo a vedere, saremo a vedere.